Noi risparmiatori accogliamo in maniera positiva la sentenza di ieri non scontata, questo lo voglio sottolineare, l'ex amministratore delegato Sorato di Popolare di Vicenza sul crack Popolare di Vicenza, un altro nome che si unisce alla banda degli onesti già condannata in processo d'appello a Mestre, delle condanne non scontate perché ricordiamo che riguardano il CDA più potente del Nord-Est degli ultimi 20 anni. Questi processi erano ritenuti impossibili fino a qualche anno fa, questo non dobbiamo dimenticarcelo. Ovvio che avremmo voluto per i danni che sono stati creati nel territorio 100 anni di condanna, ma bisogna essere realisti e apprezziamo quello che è stato fatto. Non solo, i documenti che sono usciti e questi processi hanno portato noi a portare a casa la nostra dignità. Ricordiamo che eravamo tacciati da speculatori dal governo che ci ha cancellato, ora possiamo tranquillamente dire all'albo della storia che siamo delle vittime. Inoltre, i documenti che sono usciti in questi processi ci danno una mano in altre cause che abbiamo in corso e in essere impiantato in altre sedi. Inoltre, sempre da questi documenti, sempre da questi esiti, noi riteniamo adesso importante che ci sia un altro approccio da Roma e della burocrazia per il FIR, per le troppe incongruenze che hanno riguardato i risparmiatori e gli obbligazionisti di Popolare di Vicenza. Porteremo queste carte, queste sentenze e questi documenti giù a Roma per avere appunto un approccio diverso del FIR per rimediare a tutte le incongruenze che ci sono state all'interno dei bonifici e degli accrediti fatti. Inoltre, queste sentenze sono un monito per tutti quei CDA di quelle banche che si sentono intoccabili, dei risparmiatori qualunque, comuni. Come noi, gente di strada, che lavora e risparmia, è riuscita a fare un'impresa, difficile, per molti ritenuta impossibile, è un risultato ed è un monito per chi si sente intoccabile. Nessuno è intoccabile. Questo, è un'altra buona notizia che viene fuori da questo processo. Quindi noi siamo, ovviamente, contenti e soddisfatti.